plastica vi lascia differenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Aspetta, quindi forse è il caso che... Siamo in onda. Siamo in onda, buonasera. Siamo ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. In questo momento, anche se stiamo registrando, sono le 20:25. Quindi tu che ci stai ascoltando, magari può essere il 29 di aprile, sì, magari può essere domani. Il 30 di aprile, come ci può intenderci, ci sente. Con voi ci sono sempre io, Francesca, Nino, il mio super assistente. E presenta tu il nostro ospite, io delego a te. Perché mi fa presentare a me? Sai che poi io mi sbaglio con i cognomi e tutto. Allora, questa volta non cerco di non sbagliare. Visto che porti il tuo stesso nome, spero che non porti la tua stessa ansia, perché poi vi spiegherò una cosa lunga. Abbiamo qui con noi Francesca. Spero di non sbagliare il cognome. Ce la posso fare? Fariello. Ela, complimenti. No, perché mi imbrogliamo sempre quando due tre R in più, cioè, però posso... con Francesca Fariello c'è anche Giuseppe Spinelli. Non ero stato quindi, informato io, quindi vedi, se una chitarra. Io ho detto a Giuseppe che deve parlare anche lui, altrimenti sì, la porta è quella. Devi parlare anche tu. Sì, che devo dire? Un saluto. Ah, un saluto. Il battesimo della parola per Giuseppe Spinelli è avvenuto. Francesca è venuta qui per presentarci il suo album che Zero. Lo volevo dire io, sapevo come si chiamava. Che io ho consumato, ho ascoltato tantissimo perché no, mi piace un sacco. Io l'ho detto già prima, a breve denuncio lo Spotify perché mi ha fatto sentire 3-4 canzoni, poi dopo metteva canzoni di Katy Perry, Bruno Mars. Questa è la solita scusa che usa quando non si è ascoltato qualcosa. Mi ha dato la conferma, loro mi hanno dato. E questo ti deve incentivare a comprare il CD direttamente. Infatti, dopo i nostri ascoltatori compreranno il CD proprio per questo problema. Comprate il CD e denunciate Spotify. perché poi non c'è mai che Beatles. Troppo. Cominciamo subito con la prima domanda, la faccio io. Già inizi con pesante, vai. No, cominciamo col sapere perché Zero e perché la copertina con quella donna in posizione fetale. Allora, Zero, quella donna sono io prima di tutto, e sono raffigurata in posizione fetale perché lo zero per me è proprio la musica, quindi rappresenta questo cerchio vuoto nel quale spesso mi sono protetta nel corso della mia vita. Spesso quando si suona, quando si canta, come per tutti i musicisti e i cantanti, si sta in questa sorta di comfort zone quando si canta, quindi sei veramente te stessa, ti liberi da tutti gli scudi, e quindi zero per me è la musica, quindi è un omaggio alla musica e la donna all'interno del cerchio, che poi è una sorta di feto, diciamo, sono io che rinasco all'interno della musica e mi libero dalle barriere quotidiane da persona introversa quale sono normalmente nella vita ordinaria e riesco ad essere me stessa. Quindi Zero è proprio per me una zona di protezione per tutte le persone, in fondo anche ai concerti si vede le persone più diverse tra loro che stanno insieme, cambiano i loro atteggiamenti, in genere nella vita si è molto più formali con delle barriere, invece ai concerti tutti diventano amici e si uniscono essendo comunque loro stessi, con la loro individualità, però stanno insieme agli altri, quindi in tutt'uno. Io ora ho una domanda per Giuseppe, perché dobbiamo farlo parlare subito. Certo. tu sei convinta di farmi questa domanda? Sono convintissima, perché... Pur sapendo le mie risposte. Sì, non so le tue risposte, ma mi darei una buona risposta sicuramente. Okay. Visto che la mia risposta è sì. No, non è la risposta esatta, no. Visto che tu insieme agli altri suoni con Francesca, quindi collabori a questo progetto, qual è il pregio e il difetto artistico di Francesca? Ah, artistico? Certo. Allora, il difetto è che... Ah, parti col difetto? Sì, non sì, parti sì, col sì, difetto, sì, sì. Parto col difetto, che pregi... Sono curiosa anch'io. Il pregio è che è molto puntigliosa, sì, su tutte le cose. No, il difetto è che è molto puntigliosa su tutte le cose, non lascia correre, se una cosa non le piace bisogna rifarla e quindi cura molto. In realtà questo potrebbe essere anche un pregio. Il pregio è che non è divertente. No, il pregio è che ci divertiamo tantissimo, facciamo molte cose belle insieme. Vuoi rispondere?
Ma no, mi ha stupita questa risposta. Poi dalle prossime puntate Giuseppe Spinelli sarà censurato, perché da oggi poi non parlerà più. No, sto scherzando. Però è molto divertente scoprire qui queste cose. Sì, questo fatto di essere puntigliosa, effettivamente è vero, è vero. Però ci sta. Ci sta, dipende in che misura. Io sono a volte un po' anche troppo attenta a ogni minimo dettaglio, che poi lascia un solco nella mia individualità. Sono molto sensibile in questo, quindi ho magari una cosa che non è andata proprio magari come volevo io, e ogni minimo dettaglio dico: caspita, quella cosa ho sbagliato, e me la porto dietro poi per l'eternità. Sono molto così, per questo scrivo canzoni. No, però è giusto, perché alla fine perché il progetto porta il tuo nome, deve essere alla fine come vuoi tu. A proposito di questo, parliamo un po' degli inizi. Come è nato questo tuo progetto? Allora, questo mio progetto di cantautrice nasce ancora prima di iniziare a studiare canto, di essere cantante. Si può dire che ho cominciato a cantare come tutte le giovani donzelle nel quartiere della mia chiesa. Quindi mi sono avvicinata alla musica cantando, quindi ho strimpellato le prime note sulla chitarra. E da allora è nata la magia. Insomma, mi chiudevo nella stanza ore e ore a scrivere canzoni, molto spesso per dire delle cose alle persone che non riuscivo a dire durante la mia vita quotidiana. E poi piano piano sono stata, diciamo, tra virgolette, scoperta dagli amici: no, devi andare a studiare, devi andare a studiare. Così ho incominciato a studiare canto. E diciamo che c'è sempre stata una sorta di separazione tra quella che è stata, diciamo, il percorso di studio di cantante e quello di cantautrice. Ho sempre scritto canzoni, però studiando diversi generi, quali l'R&B, il gospel, il jazz, ho sempre cantato altro in pubblico, mentre c'era questa sfera rock che spingeva dalle pareti di casa e voleva uscire. Che nel 2007-2008 poi ci siamo dedicati al lavoro di Sakura no Nikki, che è stato il mio primo concept album, e lì mi sono messa, diciamo, in gioco come non più cantante, ma nel senso di far incontrare la mia parte cosciente musicale con quella poi istintiva, che era quello di scrivere canzoni. E ho avuto molte difficoltà, ti dirò: più studi lo strumento, più studi la voce, più tendi ad emulare una sorta di suono preesistente. Invece cantando come cantautrice tu ti ritrovi a reinventarti, perché lì non ti puoi servire di una tecnica, tu sei te stessa in quel momento, la voce della tua anima che deve venire fuori. Quindi ho dovuto reimparare a cantare come cantautrice. sì. E infatti prima separavo moltissimo le tecniche vocali che utilizzavo nei vari generi, e invece in Zero c'è stato questo abbandono totale. Ho detto: no, l'emozione deve parlare, quindi sentirei di tutto, dal bisacuto lirico al petto dolce nei cori, al strappato, c'è di tutto. Visto che i radioascoltatori forse non sanno cosa va Francesca, partiamo subito facendo ascoltare un suo pezzo e mandiamo uno dei miei preferiti. Andiamo, che così. È A&K, Alive and Kicking, giusto? Sì. E ci sentiamo tra poco. È il primo che ho ascoltato su Spotify, bravissimo, che mi ha concesso di ascoltare Spotify, quindi per gentile concessione. Fingers, just enjoy the silence, and see him when you don't deserve this. Are you unhappy still? You want some? And give yourself away from around you, it might kill you, but still you want him to grab you, squeeze you, taste your body, starts to shake, but can keep yourself away from me. Can keep yourself away from me. Can keep yourself away from your desires.
Stavamo giocando la chitarra. No, la Francesca conduttrice ha dato sfoggio del suo effetto ansia. Sì, del mio charme. Sì. Tra l'altro ha dato ansia. Anche sfoggio delle mie abilità di vampiro. Come nel video di Hank, io ho preso al volo la chitarra che stava cadendo, la chitarra di Giuseppe, l'ho afferrata con un gesto felino vampiresco. Mi sono appropriata di nuovo della chitarra e ho salvato anche Francesca da questa disgrazia. Ho avuto il tempo di fare tutto questo. Hai qualche domanda tu da fare invece di stare là come un pilastro? Allora, la mia domanda è quella che ti ho detto ieri già qui, quella che avevo notato. Allora, tu in passato, cioè durante la composizione del primo lavoro, sì, hai preso spunto anche dai tuoi studi, visto che hai studiato orientale, hai studiato cinese, se non mi sbaglio, ho letto bene. Quindi quanto hai preso, perché la scelta di prendere dalla cultura cinese anche un qualcosa, c'è stata una fonte di ispirazione per te? Sì, allora io sono un'orientalista specializzata in sinologia, però Sakura no Nikki deriva dalla letteratura giapponese, che ho fatto anche diversi esami di letteratura giapponese, e questa cosa è entrata normalmente nel processo di scrittura, perché ovviamente il musicista, il compositore, il cantautore, nel momento in cui scrive una canzone, è come se il cervello fondesse insieme tutte le sue componenti emotive, culturali. Per questo molto spesso rientrano nelle mie canzoni sia libri sia letteratura. Mi ha colpito in particolar modo in Sakura no Nikki questo metodo di scrivere i diari a distanza di tempo, ovvero questa è una vecchissima tecnica di epoca Heian, stiamo parlando di un Giappone antichissimo, e questo tipo di diario fu inventato proprio da delle donne che avevano questi diari che rivisitavano dopo tempo, piuttosto che mostrare il diario così com'era, come una cronaca quotidiana, lo riguardavano e a distanza di tempo poi ne scrivevano un nuovo diario con un punto di vista esterno, quasi come se fosse stato un romanzo. Ugualmente io mi sono trovata in quella fase della mia vita che avevo questa moleschina, a parte che sono fissata col tenere i diari, quindi scrivo molto spesso degli appunti, delle cose, proprio anche nella scrittura delle canzoni, però in quel periodo in particolare mi trovavo spesso con questi stracci di poesie, accordi, che però poi mi piaceva riassemblare successivamente. Ad esempio, Dorian Gray, uno di questi brani che componeva Sakura no Nikki, era nata un po', avevo in quel periodo riletto Dorian Gray di Oscar Wilde, però avevo scritto delle cose della mia vita che sembravano molto vicine a quel mondo. E allora poi a un certo punto nella mia mente continuava a girare questa cosa del romanzo di Oscar Wilde e delle cose che si sono fuse insieme. Quindi poi dopo, in successione, ho deciso di rimettere insieme questi pezzi insieme. Quindi diciamo che la tecnica era identica a quella di Nikki. Studiando quella cosa ho detto, caspita, ma... Cioè, quindi non è stato il voler creare in maniera per forza cosciente e mentale una cosa. È stato un ritrovarsi nelle cose che studi, sì, nelle cose che leggi. Quante volte il
libri che proprio fanno parte della mia vita quotidiana, tutti i libri che ti colpiscono di più sono quelli che forse ti rivelano e tu leggi in qualche modo te stessa in quelle pagine, dici caspita, questa cosa di me, questo personaggio fa una cosa che mi ci ritrovo molto, quindi è un ritrovarsi, in fondo essere influenzata da quello che è stato poi il percorso di studio oppure piuttosto quello che leggo durante le mie giornate, è un processo naturale secondo me a livello mentale di chiunque scrive canzoni, perché in qualche modo vieni, sei un po' una spugna di quello che ti succede, di quello che succede intorno a te, quindi viene fuori questo mix. Che poi comunque i riferimenti letterari ci sono pure qua, perché sia magari in Tifone che hai citato Conrad, A.K. pure c'è Bram Stoker. E a proposito di A.K. che abbiamo ascoltato adesso, tu sai che ha fatto una collaborazione importante in Leaf e A.M.K., questi due brani. Dimmele, perché sai, io non mi non ci azzicco mai. Te li dice Francesca. Quindi, okay. Chi delle due tengo a questo punto? È vero, chi Francesca sceglie per questa risposta? L'artista. Che vai, ci sono. Allora, in A.M.K. c'è Charlie Morgan, che è questo batterista di origini inglesi, che però vive a Nashville da diversi anni, ed ha collaborato per anni con Elton John, 13 anni con Elton John, il famoso batterista che sperimentava già con i suoni elettronici in Tina Turner, Hero. Io mi ricordo da piccola che ascoltavo questo brano e sentivo questa batteria elettronica bellissima, misto tra batteria vera e batteria elettronica, che mi colpiva. Era lui, era Charlie Morgan, e poi tra l'altro ha collaborato anche con Kate Bush, tantissimi artisti, ed averlo nel disco per me è stato un sogno, perché io l'ho dovuto prima conoscere tramite Skype, conversazioni. Lui ha prima voluto ascoltare il brano per vedere se magari era una cosa consona alle sue corde. E niente, quindi è nata questa collaborazione da Charlie Morgan, poi sono diventata spavalda, io che sono una timidona, e in realtà è iniziato tutto il progetto con Spinelli, questa cosa di chiamare questo batterista americano che fece la chitarra, perché abbiamo deciso che lui non parlerà più, ma nella vita in generale lo censurerò, no scherzo. La chitarra, quindi è iniziata con Spinelli questa cosa della proposta della featuring americana, e poi dopo sono diventata spavalda, ho detto no, ma perché non contattare uno dei batteristi dei quali sono fan da una vita, che ho fatto la tribute band per anni a Erika Badu, quindi Pughi Bello, ho detto ok, ci provo, scrivo questa mail, lui mi risponde contento, vuole sentire anche lui prima ovviamente il pezzo, così lo registra e in più mi manda questo regalo, questo video che spero prima o poi di pubblicare, di superare queste barriere di timidezza che a volte non voglio urtare la suscettibilità altrui, dico magari faccio una cosa brutta che pubblico questo video che mi ha mandato praticamente lui dopo che ha registrato in studio col mio pezzo sotto, e dice ehi, questa è la tua traccia, io Viola, quando mi arriva tramite email, perché poi lui ci ha spedito tramite internet le sì. tracce. Quando apro questo video dico cavolo quanto ti ho visto, tra l'altro io avevo consumato letteralmente il live di Erika Badu, Badu is live, quindi lui ci aveva suonato, addirittura Erika Badu dedica un brano proprio a Pughi Bell, dice the rim shot intro anche, e quindi io proprio in estasi vedendolo lui bellissimo che mi sorrideva attraverso il video e che era contento, diciamo, di questo brano che aveva. Ma io adoro Erika Badu. Poi nel disco ci sono alcuni brani in italiano e altri in inglese. Tu con quale lingua ti senti più a tuo agio nello scrivere? La risposta in questo CD è che non ho scelto una lingua dove sentirmi a proprio agio, a mio agio, indifferentemente da tutto. Cioè, questi sono proprio, come sottolineo spesso, quella tecnica di scrittura di questo disco è proprio quella del flusso di coscienza. È come se avessi mostrato il diario così com'era, senza pure annunchi. Ci avevo lavorato con un punto di vista esterno nella storia, che cosa era successo in ogni canzone, perché ci sono in fondo, diciamo la verità, il cantautorato. È vero che ha ispirato molte influenze e molte storie esterne, ma in realtà ci sono i pezzi della tua vita nascosti qua e là. Senza cura non nicchi, avevo un po' tirato le somme prima di presentare questa storia bella e imbastita, in zero direttamente, di pancia, tutto quello che c'era nell'excursus di quelle canzoni, così come erano, così le ho mostrate. Quindi la realtà è che in questo CD, diciamo, ci sono tutti i brani, cioè il momento nel quale mi sono sentita a mio agio con l'italiano e il momento nel quale mi sono sentita a mio agio in inglese, quindi tutti, sicuramente è un album rilassato dal punto di vista di scrittura.
Passiamo un po' alle influenze, perché io, ascoltando soprattutto i brani in inglese, ho notato, però posso sbagliare, no, ho notato un po' un'influenza tipo Tori Amos. Ci sta? È stata molto molto acuta, è vero, sì sì, io l'adoro, l'ho sempre ascoltata e tra l'altro penso che più che altro quello che mi fa sentire vicinissima a lei è proprio la concezione del rock che ha, perché in fondo il rock è uno stato d'animo, non è detto che ci debbano stare per forza le chitarre distorte, quelle cose heavy metal, anche se ci sono dei tratti qua e là, soprattutto però nel vecchio CD che negli arrangiamenti, però lei ha questa concezione del rock che è anche molto intima. E c'è una fusione di soul e rock particolare, quindi il suo stato d'animo, cioè, per me è eccezionale. Tra l'altro l'ho sentita dal vivo anche con il piano solo e io rimango incantata, proprio è eccezionale, proprio come, non solo come compositrice ma proprio come esecutrice, è qualcosa di magico quella donna. Le influenze di Giuseppe? Qua c'è un dolore. No, il mese scorso mal di culo. Le influenze musicali, Giuseppe. Le influenze musicali. Lo fa apposta, guarda. Lui cerca di smontare. Le influenze tutte, quando si studia uno strumento sei costretto a studiare. E quindi anche le cose che non ti piacciono, che non ti sono molto affini, cerchi di impararle. A me per esempio non piace, o meglio, non riesco a suonare jazz, eppure lo studio. È chiaro che mi ritrovo meglio in alcuni generi, vedi il rock, o comunque quei generi che ti lasciano più libertà mentale. Jazz dovrebbe essere una di queste, però è un problema mio con il jazz. E niente, queste qua sono principalmente. Gli autori, vabbè, sarebbe inutile, ce ne sarebbero tantissimi, tra sia i musicisti, cantanti, artisti, quindi un po' di tutto. Sì, un po' di tutto, sì. Io approfitto di una frase di Target che dopo ci suoneranno perché l'ho ascoltata mentre provavano, quindi ho capito. Quindi faccio una domanda prendendola dal testo: qual è il vostro concetto d'arte? Il concetto d'arte per me è la libertà, è alla base di tutto, cioè in generale nella vita dovrebbe esserlo, ma l'arte per me è proprio la libertà. L'espressione artistica di un individuo è proprio qualcosa che prescinde anche dai limiti dell'individuo stesso. Per me l'artista è colui che serve a una cosa che è nata in maniera divina, quindi l'artista che in quel momento compie un'arte non sta parlando di se stesso, ma sta diventando un mezzo e sta servendo l'arte. Quindi il fatto di impostare o preimpostare una comunicazione che diventi soltanto un fine di commercializzazione per me è la morte dell'arte. Quindi per me il mio concetto d'arte è la libertà. Io per questo sono molto pro per le radio indipendenti, la musica indipendente, l'arte che di base è indipendente. Lascia che poi c'è tutta un'industria che è nata e in secondo luogo, ma non deve essere il punto d'arrivo o il punto di partenza che poi svilisce l'arte stessa. Ah, non bastava, comunque è un gruppo. Buonasera. Però ci sei pure tu per farti parlare. Bene, giustamente. Ti faccio un'altra domanda, ti faccio una domanda diversa. Non sapevo rispondere pure all'altro. Qual è la cosa che apprezzi in un artista e quella che invece non apprezzi? Dipende da chi è artista. In generale, non voglio fare quella specifica, in generale. No, è difficile, è una domanda impossibile. E in alcuni artisti puoi apprezzare. No, dico secondo un tuo stile. Qualcosa che dovrebbe avere per forza un artista, qualcosa che dovrebbe evitare. Bravo, avere. È una cosa che non dovrebbe avere, ti so dire. Cosa deve avere? Non lo qualcosa so. Che non dovrebbe non deve avere. Essere improvvisato, non è che prendi la chitarra, sai fare quattro accordi e sai scrivere una canzone e allora vai avanti così. Dovrebbe avere un minimo di preparazione, anche se poi non dovrebbe farlo pesare, diciamo, però comunque dovrebbe essere preparato. Prendi Picasso, tu vedi oggi un quadro di Picasso, la prima cosa che pensi è: vabbè, questo riesco a farlo anch'io. Noi a Napoli con figure. E invece se vai a guardare i primi studi di Picasso sono cose difficoltose, sono arti figurative, sono cose
difficili. Quindi loro arrivano, l'artista dovrebbe arrivare ad un concetto anche il più semplice possibile. È chiaramente un come si dice, un percorso. E non dovrebbe fartelo pesare. Però dovresti te ne accorgi. Perché poi te lo metti a fare il quadro di Picasso e dici, ma che a lui gli viene a me? È perché lui ha di base una preparazione. E questo dovrebbe avere l'artista nella musica, non dovrebbe essere improvvisato. Giusto, sono d'accordo. Prima di tornare... Troppe cose serie però, perché... No, la parte divertente arriva, non ti preoccupare. La parte ansiogena. Prima di ascoltarli un po' live, mandiamo un altro pezzo e io voglio mandare Coldplay... Cioè, secondo te quelle che io ho ascoltato ieri con Spotify. Vedi? Eri tu che mi cambiavi le canzoni. Esattamente. Ammettilo. Lo ammetto. Ascoltiamo Coldplay da Zero di Francesca Fariello e noi ci sentiamo tra poco. Than a lifetime to defeat a Coldplay, to overcome disillusion, to run over the pain. Look at my sickly hands, through weighted squashes. I bought all I could own. Here's my dear, I can add. Reverse again, filled with pain. Reverse again, and again, and again. Disappointed if I don't catch what you give. I've got an end filled with songs, but not the kind to entertain ya. Look in my empty pockets, there's a hole you can catch. You got all you could own, but still so much you can't have. Reverse again, filled with pain. Reverse again, I float away with them. Yeah.
siamo in diretta. Siamo in diretta e sono Francesca e Giuseppe, sono con le loro chitarre, quindi ci suoneranno qualcosa dal vivo nel nostro caldissimo box. Per te no, per me sì. Cosa ci suonate? Ora, tu sei pronto con la telecamerina? Sì. Vado. Ormai è senza più inganno quel battito intimo che scandisce il tempo delle stagioni e che ha battuto anche me. Commento è che ogni volta che ascolto un gruppo, qualcuno che suona in acustico, sono sempre, io sempre, sono sempre pro acustico, non so per quale motivo. Cioè, nel senso, il nostro ambiente, quello che andiamo a creare, non è che tipo non va bene quello che ha fatto lei. Nel senso che
si instaura un'intimità tra noi e il gruppo, che percepisci meglio quello che vogliono. Che bel dirci. Pensiero che hai partito. Bella cosa. Non so, è perché ultimamente sono innamorato, quindi faccio le cose più romantiche. Vabbè, è la primavera, anch'io come i panda e gli altri animali usciamo allo scoperto. Quindi cosa volevo dire? La mia domanda, ascoltando il testo, è: durante la scrittura come viene vissuto con gli altri elementi del gruppo, cioè di tutti quelli che stanno intorno, la scrittura del brano? Del brano, in realtà la scrittura del brano avviene tra quattro paesi, sono sola. E puntualmente, non lo so, è successo qualcosa, si è rotto un fatto, una corda dell'anima, una cosa che ti... che sta lì e ti pesa, la vuoi dire in qualche modo, e ti ritrovi magari nella tua stanza. Ovviamente io subito il rifugio prendo, ho la stanza della musica generalmente con tutti i miei strumenti, dove vado, diciamo, a giocare, a play un po', però nella stanza ho sempre una chitarra, e generalmente succede un fatto, qualcosa che mi colpisce, torno a casa, inizio a suonare magari qualcosa che già conosco, e all'improvviso le mani iniziano a fare qualcosa, una sorta di magia, un qualcosa di loro, indipendente. Dici, ah, caspita, è l'errore in quel momento, magari stai facendo una canzone, parti con un accordo, dici, ah, caspita, questa posizione, però inizi a sentire il suono, e da quel suono nasce una sorta di trance, una magia, che subito afferro un pezzo di carta, non me le skin, e cerco di registrare quello che è in quel momento. Poi chissà, mentre sta iniziando a scrivere, se il pensiero riesce a essere così fedele nella trascrizione, perché adesso con le nuove tecnologie, i mezzi, prendo subito qualcosa per registrare direttamente l'audio, ma molto spesso mi capita che magari da quell'accordo faccio un riff o un giro di accordi che mi sembra l'atmosfera di quel momento per me che sto vivendo, e poi mi ritrovo e inizio a scrivere delle parole che poi iniziano, che molto spesso iniziano stesso mentre fai un riff, suoni qualcosa, inizi a mormorare una melodia, e quelle parole che ti escono, che ti stanno sullo stomaco, stanno lì, e tu, caspita, così cerchi di fermarle, e poi magari nel scriverle proprio sul diario viene fuori qualcosa che tu non immaginavi neanche di avere dentro. Quindi la scrittura viene tra quattro mura, io e il pianoforte, qualcosa che ho davanti in quel momento. Però è molto importante invece l'arrangiamento. L'arrangiamento generalmente parte da me e Giuseppe. Io puntualmente lo chiamo magari in piena notte, ma come in passato, è sempre stato così da che ci conosciamo e sono amici, lo chiamo in piena notte, ho fatto questa canzone, lui magari assonnato, sì vabbè, poi vediamo, no devi venire adesso, lui magari viene con la sua chitarra, sente, lui, capito, inizia a pensare, cioè possiamo fare, quindi l'arrangiamento nasce tra noi due. Ovviamente l'idea, quando si è consolidata tra noi due con l'arrangiamento e la direzione che diciamo decidiamo di far prendere al brano, poi la proponiamo ovviamente alla band, e lì parte anche una sorta di magia, perché da quel canovaccio, da quella che è la canzone scritta, ognuno ci suona, aggiunge con il proprio contributo e la propria esperienza musicale qualcosa a quella canzone che tu magari non immaginavi proprio. Vedi le diverse sonorità anche, che sono varie negli arrangiamenti, che sono dovute proprio ai musicisti che hanno suonato, i ragazzi della band prima di tutto, perché ognuno di loro in quel momento magari tira fuori un'idea di arrangiamento, una frase che fa da contrappunto, che non avevi immaginato, perché la loro sensibilità artistica li proietta in quel modo. Quindi parte l'arrangiamento da me e Giuseppe, però sicuramente anche un grandissimo contributo è dato dai ragazzi. Sì. Sì. Io invece volevo sapere quanto c'è di vecchio, cioè portato dal vecchio album in Zero, e quanto invece c'è di nuovo. Allora, sicuramente c'è di vecchio in fondo la scrittura, dalla quale non mi sono mai separata. Forse questi sono brani un po' più diretti, più cercati proprio la loro semplicità è stata riportata così com'era nel disco, quindi la fedeltà del rimanere fedele al testo e al messaggio che è scritto è tipica dell'istintività di Sakura no Ikki. Però probabilmente ci sono delle differenze, le novità sono quelle di voler essere molto più immediati. Vedi, abbiamo parlato prima degli arrangiamenti, con Sakura no Ikki io mi sono sbizzarrita nel creare frasi, no Giuseppe, importantissima questa frase di chitarra, devi suonare questa cosa così, quella. Giuseppe pure si sbizzarriva così, da tutto da contrappunto, mentre in realtà in Zero di nuovo c'è questa idea proprio del voler essere più semplice possibile e di far suonare il brano così com'è, proprio con il sound della band. Quindi la novità è proprio il sound della band che abbiamo cercato, e non di portare una band a suonare con
altri suoni, diciamo. Tra l'altro nel disco, cioè io ho notato varie sonorità, cioè comunque c'è la sonorità jazz, quella un po' più rock, quella un po' più elettronica. C'è invece un genere che vorresti sperimentare, che non avete ancora sperimentato? Allora, il fatto di sperimentare nasce ovviamente dalle influenze che tu, delle cose che studi man mano. Sicuramente l'idea di pensare a un genere a priori, proprio per come sono fatta io, non mi piace come cosa, però probabilmente ci siamo sempre proposti di fare anche dopo Sacro Nonicchi, no, facciamo un brano acustico, perché magari nell'atmosfera acustica viene fuori un'intimità differente, quindi magari creare un disco che magari il successivo che sia con sonorità ancora più crude e molto più acustico, anche più morbido, forse questo ci piacerebbe come orizzonte da esplorare, vero Giuseppe? Lui lo dice spesso, però puntualmente, proprio con questo eravamo partiti così, poi dopo niente, c'è la vena rock che mi dice no, dobbiamo fare sta cosa ancora, Giuseppe fa ancora sto muro di chitarre, e io dico no, le distorsioni, ancora sto muro di chitarre, lui cerca, capito, di frenarmi, però poi viene fuori questa nostra, l'anima rock. Sì, questa cosa della rumorosa Francesca. Nino, io sono pronta con la mia rubrica, se la vuoi introdurre. Vabbè, allora. Caspita, che entusiasmo! Sì, no, è perché. Gogo c'entra. Hai detto la parola giusta, che Gogo c'entra. Allora, c'è. In sottofondo c'è una. C'è una storia che narra dell'organizzazione di questo. No, la devo fa bene, Francesca, fammela fa bene. Cioè, permettimi, consentimi questo mio momento. Una cosa intima. No, niente. In passato, quando stavamo organizzando il programma, eravamo una circa di rubriche per fare domande con gli ospiti. E pensando un po', ho detto, Francesca, facciamo una rubrica dove mandiamo 5 domande, 5 erano, molto personali, simpatiche, frizzantine, agli artisti che vengono da noi. E chiamiamola Stop and Go, perché domande veloci, dirette, che devono essere fatte in poco tempo. Ebbene sì, inizialmente è stato così, però in realtà da 5 domande siamo passati ad 8 domande, da 8 domande siamo passati a 10 domande, da non so quando, non si sa mai quando si inizia e nemmeno quando si finisce. E soprattutto, scusami se ti interrompo, da 10 domande sei passato a Francesca Parillo. Cioè, io ho questa peculiarità, lui subito mi ha toccata per dire attenzione, perché stop and go. Stop and go, proprio per me che sono una che va a ruota libera, a un certo punto mi dovete fermare. Quindi, e la rubrica, mi impegnerò. La rubrica da quel momento non è più stop and go, ma è diventata ansia go go. Okay. Quindi, ansia questo go-go. È tutto. Perché? Francesca sta perdendo, se non mi sbaglio, 8 puntate a 3, 8 puntate a 4, dove vinco sempre io. Perché cioè dico che Francesca in realtà. Che le mie domande portano ansia. Sì, che Francesca. Ah, non il nome Francesca, ma proprio lei. Se c'è chi ansia sul dizionario italiano, c'è la sua fotografia. Perché mi trasmette molto ansia, tanta. Quando in realtà io lo dico sempre, sono domande molto semplici. Sì, non le c'è prime. Nessun tipo di ansia. Le prime magari sono molto semplici. Anzi, sono domande per far conoscere meglio Francesca. Ma non e Giuseppe. Esistono domande difficili, ma risposte che non si conoscono. Mamma mia, devi solo. Giuseppe Spinelli, ragazzi. Nino, devi solo stare zitto dopo questa risposta. Dopo questa risposta, io ho paura che stasera vinco di nuovo, non lo so. Quindi, Francesca, vai. Sono tutti tu, vai. Ragazzi, partiamo con domande molto semplici. Vabbè. Livello di ansia zero. L'ultimo. Ah! Devi rispondere anche Giuseppe, perché sono domande. Sì. È una domanda ed entrambi dovete rispondere separatamente. Sì, no. No, non so. Ah, sì no. E no. No, è no. No, sì e no, non viene accettato. Perché sto come difficile come me. Question number one. Ok. Where is the debit? L'ultimo disco che avete ascoltato? Oggi, nella giornata d'oggi. In genere. In genere io ne sento tantissimo. L'ultimo. L'ultimo disco tipo di ieri. Ah, ho ascoltato Mads di Placebo. Il disco nuovo di Pink Floyd. The Endless River. Bravo. Domanda numero. Siamo veloci, vedi come siamo rapidi. Ma sul disco pure io ti potevo dire qual è che ho ascoltato l'ultimo, però, cioè, alla fine. Domanda numero 2. La canzone che ascoltate più spesso ultimamente. Going to California. Ci sta sto pezzo di un disco vecchio di Pastorius. Si chiama Late Night.
Diago Pastorius. Non è sua, all'interno del pezzo canta il chitarrista che per l'occasione suona il piano. È una delle... Vedi, anche qui molto pove rapidi. Pove la lingua. Cioè, ma io non ho paura delle prime due. La canzone che avreste voluto scrivere barra comporre voi? Ce ne sono tantissime cose da voi. Allora, ti posso dire qual è la canzone della mia vita? Posso cambiare la domanda? C'è una canzone che ascolto da che avevo 13 anni, dissi questa è la canzone preferita e ancora quella canzone è la mia preferita, Stay the U2. A me sarebbe piaciuto... metti una sera a cena di Morricone. Ti accontenti proprio di delle briciole? Sì, però che si può fantasticare. Quel pezzo là mi... Ci piace, sì, va bene. Sì, sì, sì. Il complimento più bello che avete ricevuto e la critica più severa? Critica più severa ne ho tutti i giorni, cioè mia madre proprio mi crocifigge. Però diciamo, il complimento più bello è che... fammi pensare, sì, che sono una persona che quando canta è molto emotiva, molto sensibile, quindi molto vera. Questo mi fa piacere perché sono una persona che molto spesso ho paura che la tecnica prenda il sopravvento sull'emozione, quindi questa cosa mi ha fatto piacere. E la critica più dura, fammi pensare, la critica più dura, può rispondere Giuseppe nel frattempo. Sì, la critica più dura, che non è nell'ambito, una parola difficile per me, di questo progetto è stata mia madre. Sono state due, trovati un lavoro e la smetti di fare rumore. Ah, ecco, a proposito di che più dura, oggi mio fratello è stato a pranzo a casa e mi ha detto perché il musicista è un lavoro. Sono dopo anni, cioè tipo che sto, però parlando di un'altra persona, quasi dimenticandosi del caso pietoso in comune, e un cliente mi ha detto che il musicista è il lavoro. Non ci piace questa risposta. È stato va bene. Come critica. Finora come stiamo andando? Sembra Nino? Che stiano tutto bene. Sì, io sto abbastanza rilassato. Vedi, io invece sono troppo lenta. Io non ho paura di queste domande, cioè di queste mai ci ho fatto il callo, e di quelle che non vuoi fare per poi darmi la vittoria, per questa. L'esperienza che ricordate con più piacere? Una vita lunga. L'esperienza che ricordate... La devi dire nell'ambito di questo progetto. Allora è più facile. Sì, la presentazione al Bellini con Carmine Mone, che è una persona che stimo tantissimo, un giornalista, uno scrittore, un critico. Per me è stata un'esperienza stupenda. Quindi questa. Sì, effettivamente è bella. Ha detto delle cose fantastiche, poi sono sua fan in generale. Quindi. Sì. Io invece mi sono emozionato quando abbiamo aperto le tracce di Charlie Morgan. Sì, mi sono emozionato. Mettersi a lavorare alle cose che ti mandano, molto rispetto, mettersi a lavorare alle cose che ti mandano, tra Charlie Morgan e Gibbella, è stato bello. Condivisibile. Invece, la cosa più divertente che vi è successa o più buffa, più goffa, durante un live? Divertente, più buffa, sì. Ultimamente sì, è successo qualche sabato fa al Tex, mi si era rotta questo aggeggio, diciamo, per bloccare la tracolla, però con la chitarra elettrica, la Diavoletto, che per me è una divinità, ogni volta che lei in braccio, oddio, così, si era staccata praticamente questo chiodino, e quindi ogni volta che dovevo rimettermi la chitarra, dovevo riagganciare in maniera provvisoria la tracolla, con paura anche che cadesse la chitarra, il tutto, quindi era un processo piuttosto lungo, e quindi mi sentivo un po' goffa, un po' buffa ogni volta che dovevo rimettermi questa chitarra, perché poi puntualmente ci sono gli assistenti, c'è sia Giuseppe che Dario che mi aiutano, mi mettono tipo la bimba, mettono la chitarra, però quella sera mi ero ribellato, ho detto no, voglio fare tutto da sola. Allora mi ha detto come fanno i genitori che puniscono i figli, va bene, vuoi fare tutto da sola, allora mettiti la chitarra lì. E proprio quella sera, secondo me l'hanno fatto apposta loro, si è svitato questo violino, diciamo, questa vite, niente, cadeva spesso questa tracolla. Non me le ricordo le cose goffe durante le
esibizioni, sì, sì, sto sempre molto concentrato, però abbastanza antipatico. Confermo. Durante il lavoro. Ma non ci piace. Sono abbastanza nervoso. E infatti, come ho detto, non vengo più. Invece questa è seria. No, pensavo raggiungi strane richieste pure. No, non penso che abbiano fatto strane richieste ad un live. No, con questo progetto con no. Con questo progetto qua no. Siamo abbastanza schermati. Hanno beccato gente che ti vanno a chiedere cose strane. Sì, felicità di Albano. Sì, fatta... Invece, il limite maggiore che secondo voi incontra un musicista in Campania? Essere vittima... Allora, ho uscito Salemme. Che non lo cito mai, la famosa battuta sei napoletano, fammi una pizza. Questo fatto che purtroppo con il fatto che sono di origine napoletana molto spesso si collega che l'artista, siccome è napoletano, per forza deve portarsi dietro quell'eredità anche nella scrittura. Per me è un'eredità fortissima che sento, però per citare Carmine Immone, grandioso, che nella presentazione del Bellini, Napoli è anche la terra dove nasce la fusion, alla fine Pino Daniele è stato uno dei grandissimi fautori della fusion, quindi in fondo si fondono come tutti i popoli poi in fondo di mare, dove ci sono tanti scambi culturali, tu sei anche pregno di tutto quello che ti succede e tutto quello che ascolti, quindi forse questo è un po' un limite del voler purtroppo appartenere anche a livello artistico e sonoro ad un sound che tu inevitabilmente hai, quindi tu lo riporti quel sound, magari sotto altre chiavi, però avere per forza questo linguaggio nuovo, diciamo, napoletano. Scommetto che sei d'accordo. Sì, sì, sono abbastanza d'accordo e dico che il limite di un musicista campano è essere un musicista campano. Ci autocensuriamo, cerchiamo di seguire per forza questa etnia, diciamo, questo fatto, e ci chiudiamo in questo. Ci sbarriamo proprio da questa cosa, noi siamo noi campani, napoletani, come parlavo, siamo noi, siamo bravi solo noi, e collaborazione solo tra di noi, questo siamo noi il nostro limite. Però cioè, mentre prima magari la vedevo poco, però vedo che negli ultimi tempi, visto che comunque stanno nascendo varie realtà musicali a Napoli, è molto fertile come terreno ultimamente, si sta comunque rivalutando il concetto di rete, di collaborazione, di solidarietà fra gli artisti, cosa che magari prima non vedevo, mentre adesso la vedo di più. Io trovo molto tra gli artisti napoletani questa cosa. Sì. Almeno per la mia piccola esperienza, chiaramente. Si autoghettizzano, sono convinti che gli altri ce l'abbiano con loro, e aperture proprio vere e proprie, non se le danno, non è che non le cercano. Sì, io riesco a fare questo e si chiudono. Questo continua. Siamo all'ultima domanda. Dove vi augurate che arrivi questo progetto, questo disco, fra un annetto? Io? Qua. Capito? Fra un anno, segna di sta data, ci di rivediamo. Ritrovarci qui. Ci rivediamo. Guarda che me lo segno, io non dimentico niente. Il problema è tu. No, dici tu un fatto serio su questa cosa. No, un fatto serio, più serio di questo in realtà, anzi voglio articolare questa tua risposta che è bellissima, che in fondo racchiude anche l'essenza di quello della mia risposta. Sì, arrivare ovunque, nel senso di arrivare proprio nelle realtà indipendenti, non necessariamente, capito, io sono stata a seguire, io sono fan di Roger Waters al Wembley, ok. Io invece no, io credo che la musica debba andare nei posti più nascosti, più liberi, più indipendenti, quindi mi auguro di avere tante esperienze del genere, di portare in posti che non avrei neanche immaginato. Ecco, questa è quello che come sogno che mi prefiggo, di raggiungere i posti più lontani, più disparati, dove la mia mente neanche ci avrebbe pensato minimamente. È stata ansiosa questa rubrica? Hai perso.
stata ansiosa, però io sono un po' nonnetta, nel senso che ho rallentato questo stop and go, perché come nonnetta avevo tipo i tempi per pensare. Mi dispiace, hai perso. Per una volta ammetto la mia sconfitta. Fai tu una domanda ansiosa. Fai una domanda ansiosa. Cioè, tu hai saltato le tue domande più ansiose che ti volevo fare. No, perché non le faccio più. Ah, va bene. Perché ti piace vincere facile. Fai una domanda ansiosa. Non chiedi ansiosa. Più magari quale gruppo. No, non le faccio più, no? Perché non vanno bene. Ho cambiato registro. Però non è più ansiosa la rubrica, cioè tu hai tolto il nucleo della tua. Voglio rispondere lo stesso. Falla. No, te la faccio, però tu rischi il pericolo. Non me la fai. Domanda cattiva di Francesca, la faccio, falla. Giuseppe non risponderà mai. Boh, falla, vediamo. Un gruppo che consiglieresti ai radioascoltatori e un gruppo che invece non consiglieresti, Campano. Campano? Sì. È difficile questa cosa. Aspetta, che consiglierei? Vado facile. Quello è sempre più facile. Vado proprio facile. Rispondi dove sei più ferrato. Sì, mi piace, che non è che mi piace proprio tantissimo. Mm. Nel senso che non è proprio il mio genere, però mi piace seguirlo Giovanni Truppi. Sai? Mm. Se tu mi hai dato pure la tua risposta. Poi invece. Adesso siamo pari. Ma tocca a te però. E i gruppi che non mi piacciono, che ne so io, non... Uno che non consiglieresti perché magari non è vicino a quello che piace a te, a quello che fai tu. E no, per esempio la guarda, musica Giovanni, è bella perché vai, Giovanni non è una cosa vicino a quella che piace a me. E a me piace il modo che ha di affrontarle le cose. E questa strafortenza molto artistica che ha rispetto ad altri, forse la gran parte delle persone che io conosco hanno questo approccio alla musica, come dicevamo prima, molto dilettantistica, mentre invece Giovanni è una persona preparata che mette a disposizione l'arte di cose, se mi stai sentendo voglio dei soldi, e mette a disposizione quello che sa fare, veramente un modo di pensare, e là te ne accorgi quando canta, quando suona la chitarra, quando ascolti le produzioni, sai, che non sono quelle finte di costruite. Hai visto perché non volevo fare questa domanda? Perché non mi ha risposto. Come? Ho detto tutti gli altri. Oh, hai capito quando ce ne stanno? Ti ha risposto. E più che altro tu hai risposto me. Vedi, mi ha fregato. Però ma nonostante questa domanda extra, hai avuto ansia, hai provato ansia? Vabbè, per così poco. Vedi, ho vinto. Che è una sola domanda, infatti. Cioè, non possiamo stare fino a domani mattina. Mandiamo un altro pezzo e poi torniamo. E voglio mandare Tifone, sempre da zero, di Francesca Fariello. Torniamo fra poco, sempre con Indifferenti su Radio Baiano. Il tuo silenzio, pagine e pagine, scritte senza più fiato, l'inchiostro ormai sbiadito sui segreti che hai nascosto, lampi di memoria, un labirinto, aspetto l'aurora.
quanto consuma il fuoco del tempo, si insinua lento e trascina con sé ogni tuo tentativo di fermarti e tornare indietro. Lasciami così, tu lasciami così, sospesa, lasciami così, tu lasciami così. Siamo ritornati. Ci sono. Giusto correndo. Oggi mi ricordavi tanto Bolt nella finale dei 200. Ma hai visto che spinta? Sì, beh, sì, proprio scatto felino. Sì. Te lo chiedi sapere di Gigi Giamaicano o no, no? Ma perché anche nella corsa ci metto il mio charme, capisci? Ah, sì, sì, come vedere un Tyrannosaurus Rex correre. Ah! No, vabbè, te. Guarda, mi hai fatto ricordare una battuta di Domenico, il conduttore di Metro Rock, il nostro collega, che proprio qualche giorno fa mi ha detto: ma un bel paio di Converse ai piedi invece di camminare come un dinosauro.
i toni dei Converse ci vogliono, secondo me te la ragione. Domenico, devo darti ragione, così. Io non le ho a casa, mi dispiace. No, te rifiuto proprio. Comunque, noi siamo qua per ascoltare un altro brano live fatto da Francesca e da Giuseppe, che ci fanno Target. Ancora non so cos'è che mi manca. Ci riproverò, ma il tuo sistema mi sbianca. Forse non so quello che conta, ma quello che sento no, non si compra. Capire il tuo concetto d'arte, ma resto a guardare in disparte. Svelami i tuoi sensi di colpa e insegnami la tua morale distorta. Spandimi i tuoi aliti, un vero ideale per te quanto conta. Si può vedere la mia faccia, cioè è stata proprio, cioè, le orecchie rosse proprio, cioè sono il nostro termometro, no, cioè va bene, avevo paura che si rompessero i vetri a un certo punto, no, praticamente sembrava che il box si muoveva e ho avuto un attimo paura che si spaccasse pure il obiettivo, quindi la bottiglia l'ha tremato. Sì, quello l'ho vista anch'io. Fatto sì. Tra l'altro è divertente perché noi non sappiamo che cosa succederà ogni volta che suoniamo questi brani, perché già in generale noi piace essere quello che sei in quel momento, quindi suoni in base alle emozioni che hai al momento, però è divertentissimo perché noi, per esempio, per i brani acustici a noi non piace l'idea, capito? Proviamoci il brano, allora facciamo così, voilà. E quindi può succedere di tutto ed è divertente. Sì, a proposito degli improvvisati, diciamo.
No, una volta conosciuta la struttura, cioè a noi non piace riproporre la stessa versione. Vedi, in questo periodo siamo molto in giro, quindi non quello che succede al momento ce la prendiamo così. A proposito, prossime date? Prossime date? Sono tante date, ma tutte da stabilire. In realtà, come data sicura, abbiamo il 21 al Cannavacciuolo a Pozzuoli, il 21 maggio, e poi ci sono altre due date che stiamo preparando insieme a Valerio Brunner, che salutiamo, ringraziamo, che è qui con noi, il volto sorridente e rassicurante del nostro art director della Marotta e Cafiero, e stiamo preparando con lui con il Teco, il teatro di contrabbando, uno spettacolo in acustico di Zero con l'intervento di attori che reciteranno delle parti come in un monologo, una sorta di flusso di coscienza, interpreteranno i mostri che hanno ispirato Zero. In realtà lo spettacolo si chiama Mostro Meraviglie, ovvero i mostri di Zero, intesi come i demoni in qualche modo interiori dell'essere umano che cerca la salvezza a tutti i costi, quindi combatte di continuo con questi demoni. Quindi ci saranno molti brani tratti dai capolavori letterari che hanno ispirato queste canzoni. In fondo c'è Bram Stoker, c'è Le Fanu, c'è anche il Tifone. Conrad. Sì. Ci dobbiamo andare, che stai qua? Dobbiamo muovere, dobbiamo andare. Grazie. Ciao, me ne vado. Vado già a mettermi in fila. Hai qualche altra domanda da fare? O dobbiamo chiudere così? Beh, mi cogli un po' alla sprovvista, perché... Dov'è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il disco? Ah, ecco, questa è una bellissima domanda. Viene a rispondere lui. Viene a rispondere qui Valerio per noi. Allora, in realtà noi siamo molto attaccati al CD in quanto anche oggetto da collezione. Sono la prima che acquista l'oggetto, quindi prima di tutto sarà disponibile in tutti i negozi di musica, quindi per chi lo volesse acquistare in tutte, nel territorio nazionale, in tutte le Feltrinelli, e soprattutto con particolare cura Valerio ha voluto distribuire anche in dei punti diciamo di aggregazione sia culturale come delle librerie, ad esempio la libreria Tasso a Sorrento, Tattoo Records, che è al centro storico, che è una delle più grandi tradizioni, e poi c'è lo spazio della Marotta e Cafiero proprio al sottopalco dei Bellini, quindi ci è piaciuto anche essere presenti in quegli spazi che sono tipicamente culturali, che magari prescindono dai soliti canali di distribuzione. Oblonova anche, mi ricorda che Valerio fa da suggeritore, è perfetto, mi piace. Pensi che San Sebastiano sarebbe a Napoli, sì. Conosco il negozio. Grandissimo Valerio, che ci spiace che non sia da questo lato del vetro. Che poi oggi è la prima puntata in cui, avendo un ospite, ma sarà perché ci sta Giuseppe, perché hai saputo in anticipo che comunque è il fidanzato, però è la prima volta che tu non fai il cretino con la nostra ospite donna. Ma l'ho detto prima perché sono innamorato, quindi ma lei è l'amore vero? No. L'amore di portare timidezza non riesce a fare, che... E invece no, che sono innamorato di un'altra. Io ripeto sempre che una volta è venuto una bassista qui e lui ha avuto il coraggio di dire: prima o poi ti suono. E io sono da casa di una mia amica. So che le bassiste sono nervose. Sono a casa di una mia amica, sono stato questo fine settimana, lo dico per fare un po' di gossip, così diciamo, no? E sono tutti gli strumenti che teneva, dalla chitarra elettrica, basso, pianoforte, violino. Mi sono innamorato. Ma proprio tutti gli strumenti che avevi? Sì, proprio tutti. lo dovevo dire, non ho detto il crowdfunding all'inizio, quindi. Basta con questo crowdfunding, basta. Ho raccolto 4, 15. E non abbiamo anche Marotta e Cafiero che ci distribuisce il disco, dai. Anche la vostra pagina Facebook. La nostra pagina Facebook è www.facebook.com/francescafariellomusic, mentre sono appena entrata nel mondo di Twitter collegando con un semplice gesto i due account, cosa che io sono negata, proprio Twitter è una cosa che non ho mai capito, ma ci sto entrando. Dannati 140 caratteri. Quindi è chiocciola Francesca Fariel con una L, ma semplicemente non perché voglia darmi dei toni esotici differenti, ma perché non c'entrava il nome intero, quindi Francesca Fariel con una L. Uno cliccava sempre più in detto, cioè, che cazzo. Ricorda un
po' le nostre cose. Bene, no. Se tu che non hai potuto ascoltarci, ma potrai ascoltarci prossimamente, la puntata verrà caricata entro domani. Sì, io stasera la metto già. Da Francesca. Sì, non voglio fare quello che rompe le uova nel paniere, ma tu che non ci hai potuto ascoltare, perché glielo dici? Non ci stai ascoltando. Quindi dovrà vedersi. Tu, in realtà, tipo, è come se la tua coscienza che dice perché non ho fatto di tutto per mettere la connessione. Capito? Deve la puntata sensibilizzare lo spettatore. Silenzio! Queste sono le cose ansiose. La puntata sarà ascoltabile su YouTube. Esatto. Tu caricherai velocissimamente perché poi dopo non ci sarò. I video live sul canale YouTube, alla sezione live Radio Baiano. Cerca Radio Baiano video su YouTube. E quindi troverai. Noi abbiamo la nostra pagina Indifferenti. Non mi chiedete sempre perché non la trovate, perché dovete mettere quella E in mezzo, altrimenti non si acchiappa. È scritto proprio così. Sì, è voluta la cosa, non è. C'è anche un login nuovo fatto da Domenico Pastore di Metro Rock, una bella lucciola colorata. E ricordiamo che non ci vediamo giovedì perché Nino non c'è. Quindi l'intervista con Gerardo Attanasio, che doveva venire giovedì, sarà spostata al 12 maggio. E ci vediamo martedì 5 maggio con Luca Rossi. Bravissimo. Questi sono. Devo riprendere, ho detto troppe cose, devo prendere aria. Quindi abbiamo finito. Ma non volete rimanere qua 2-3 giorni? Sì, andiamo a cena e poi mi metti a dormire sotto questo tavolo. 2-3 giorni sono un po' troppi, cioè. Giuseppe è disponibile. Vabbè, però possiamo fare il disco vecchio questa volta. Come luogo di villeggiatura non è tanto bello, cioè. Ma c'è un bar qua vicino. Io sono sempre. Sono 3. Barra 4, quindi c'è. C'è anche. Sono chiusi! Vabbè, io sono sempre triste quando devo chiudere le puntate, perché mi affeziono agli ospiti. Vabbè, ma ci andiamo a mangiare. Ma ti portiamo via con noi. Ciao. Mi basta, rivedo con Francesco e Giuseppe. Basta che mi date un passaggio a casa, la valigia da preparare, poi dopo quello che volete. Beh, io ringraziamo Francesco e Giuseppe che sono bravissimi. Comprate il CD perché è bello, compratelo, accattatevilo. Grazie per essere grazie stati qua. Grazie a voi. Io mi sono divertita tantissimo. Tu di qualcosa. È troppo innamorato. Sì, uso le sue risposte, sì. Chiudiamo questa puntata con Leaf, che non l'abbiamo ancora mandata, sempre dall'album Zero di Francesca Fariello. Ripetiamo, sostenete questa benedetta musica differente. Noi ci vediamo martedì 5, sempre alle 20, su www.radiobaiano.it con Indifferenti, sempre con me e con Nino. Ciao! Rewatch. Stolen by the breeze.
musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, salutiamo.